Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Nel video di oggi tratteremo di una mappa, di come potrebbe essere la Terra secondo una profezia dovuta ad una possibile catastrofe. Parleremo di un profeta che ha avuto una visione di uno sconvolgimento globale cambiando il volto della Terra e vedremo come ha ottenuto tutto ciò. Ma prima tratteremo di una teoria che a livello scientifico parla di un cataclisma globale che si può collegare alle visioni di quest'uomo e poi, per concludere, una coincidenza che può farci solo riflettere. Ma per iniziare parliamo della teoria di Topa. La teoria della catastrofe di Topa è l'idea che un collo di bottiglia della popolazione nel passato dell'umanità, che è dedotto dall'analisi genetica, sia stato causato dall'eruzione di un supervulcano 75.000 anni fa sul lago Topa e quella che è oggi l'Indonesia. La teoria della catastrofe di Topa è stata proposta per la prima volta nel 1998 da Stanley Ambrose dell'Università dell'Illinois. Secondo questa teoria catastrofica, l'evento causò un inverno vulcanico globale che durò dai 6-10 anni e che venne seguito da un periodo di progressivo raffreddamento della Terra durato per 1000 anni. A questa teoria scientifica ci colleghiamo ad una più profana. Gordon Michel Scalion è noto come un profeta contemporaneo, mentre definisce se stesso un futurista. Il suo percorso ebbe inizio però già in età adulta. La data fondamentale nella sua biografia è il 1979. All'epoca Scalion era consulente elettronico e stava colloquiando con un suo cliente quando all'improvviso si trovò del tutto afono. Ebbe inizio per lui un percorso molto travagliato di malattie e guarigione, durante il quale ebbe una visione. Durante la sua degenza in ospedale, vide una donna che entrò nella stanza in cui era ricoverato, ma che fluttuava a diversi centimetri dal terreno. La donna fece a Scalion importanti rivelazioni sulla sua vita, ma anche su quello che sarebbe accaduto a livello generale il mese successivo e negli anni a venire. Soprattutto gli rivelò che a partire dagli anni Ottanta ci sarebbero stati dei grandi cambiamenti in tutto il globo, che avrebbero mutato completamente la faccia del pianeta Terra. Quando la donna scomparve, l'uomo aveva ritrovato la voce. Non solo, qualcosa era davvero mutato ed era lui stesso. Ora riusciva a vedere l'aura delle persone e cominciò anche ad esercitare i suoi poteri di guarigione. Continuava ad avere visioni rispetto al futuro e molte delle sue profezie si sono avverate, come ad esempio il terribile terremoto che nel 1984 colpì Mexico City. Nel 1991 ebbe una serie di visioni in sogno che si susseguirono per parecchi giorni. Scalion trascrisse esattamente ciò che aveva visto e inviò il report delle sue visioni ad un ristretto gruppo dei suoi amici. Quello fu l'inizio della pubblicazione del suo periodico che si intitola The Earth Change Report. Nelle sue visioni, infatti, Scalion aveva visto il pianeta venire radicalmente stravolto, spesso in modo drammatico. Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, Scalion disegnò una serie di mappe in cui si andava configurando il nuovo assetto terrestre così come ne aveva avuto premonizione. Questa è la mappa, ed ecco la descrizione dettagliata di cosa accadrà ai vari continenti, sempre secondo le visioni di Scalion. Africa, il continente africano, risulterà diviso in tre parti. Il Mar Rosso si espanderà, così la città del Cairo scomparirà. La piana di Giza finirà completamente sott'acqua, ma non prima di aver svelato molti suoi altri misteri archeologici. A nord e ad ovest di Città del Capo emergeranno nuove terre ora sommerse. Asia sarà il continente che subirà i cambiamenti maggiori per via della presenza della cintura di fuoco. Tutto verrà sommerso, dalle Filippine fino al Giappone, e anche Taiwan e gran parte della Corea finiranno sotto l'oceano.
Gran parte delle attuali terre emerse scompariranno per lasciare spazio a nuove terre. Antartide. Questa terra tornerà a fiorire, lasciando vedere le tracce delle precedenti civiltà che l'aveva abitata. Sarà fertile e rigogliosa. Australia. La sua superficie si ridurrà di circa il 25% perché le coste verranno sommerse. Nuove terre però emergeranno al largo, i deserti torneranno fertili. Nuova Zelanda incrementerà notevolmente la sua superficie fino ad unirsi all'Australia, dalla quale sarà separata da una lingua di terra, dividendo così la nuova frontiera. Europa. Le nazioni a nord verranno inondate, Gran Bretagna e Irlanda comprese, mentre Londra resisterà come isola solitaria. La Russia verrà separata dal resto del continente, mentre tutta l'area tra la Polonia e la Turchia sarà devastata da una guerra santa. Il centro Europa sarà sommerso, ma non Parigi. L'Italia sarà divisa in due, sopravviveranno solo le zone più elevate e una nuova terra sorgerà dove ora ci sono Sardegna e Sicilia. America. Gran parte del Nord America sarà inondato, sarà proprio dagli USA che avrà inizio il cambiamento maggiore. Tutto il Centro America si trasformerà in una serie di isolette. La penisola dello Yucatan verrà inondato, così come buona parte del Messico, dove proseguirà un'intensa attività sismica. L'America del Sud sarà la terra più stravolta, sconquassata da terremoti e devastata da inondazioni. Molte terre saranno sommerse, ma emergerà un nuovo continente che si unirà al Cile. Dopo aver analizzato sia la teoria di Tobba che anche la visione del profeta Gordon Michel Scallion, mi pongo una domanda. È possibile che vi sia qualcuno che crede fermamente in tutto ciò? Potrei rispondere che sembrerebbe di sì. E queste sono tra le persone più ricche del mondo. John Mellon, presidente di Liberty Media, la società che controlla la Formula 1, che possiede 2,2 milioni di acri di ranch e foreste nel Wyoming e in Colorado. Con 2 milioni di acri abbiamo invece il fondatore della CNN Ted Runner in Montana, Nebraska, Nuovo Messico, Dakota del Nord. Jeff Bezos di Amazon, 400.000 acri in Texas. E poi abbiamo il nostro simpaticone amico di tutti con 28.000 acri in Arizona. Ma la cosa strana è che tutto questo si trova nella mappa di Scallion, posizionate in luoghi dove non verranno colpiti, diciamo in una zona di sopravvivenza da una possibile inondazione. Questo potrebbe essere il motivo di questo accumulo di terre agricole di questi personaggi? Non lo sappiamo, ma vi sono delle coincidenze. E con questo ho concluso. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.